Allora, sono le 6:30 e io sto facendo la guardia alle moto. Ormai sono rimaste pochissime auto, tutti si stanno imbarcando. Enrico sta vedendo del check-in. Pare che tu non ti possa imbarcare se non hai tutte le prenotazioni tutti i giorni che stai in Tunisia e se non hai la conferma dal direttore dell'hotel. Rischia di saltare tutto, di rimanere nella città vecchia. Restate con me. Allora, chi è che non voleva che ci imbarcassimo? Quindi abbiamo prontato, fatto una prenotazione super fake, ce l'abbiamo fatta, adesso Dove? dobbiamo In mezzo al deserto, oltretutto. imbarcarci. Non ho idea, non ho la minima idea dove cazzo ho Libia! prenotato. In Libia! Il posto più cheap e orrendo che potessi. Comunque abbiamo i biglietti. Ciao! Lo sai che ci volevano negare l'imbarco? E ci voleva la prenotazione di tutti gli hotel, di tutti i giorni e non su Booking. Panico, spavento! Però è una cosa importante quando lo dici, così io già lo so la questione. Perché gli hai detto che... Ho fatto una sfuriata perché ho perso la pazienza. E poi ho preso hotels.com e ho prenotato. Ma sono fuori di testa, eh! Vabbè, un pappa. Sei ragazzi, speriamo. Sono contenta che ce l'avete fatta! Buonasera, cosa le do? Arrivo! Adesso arriva un momento tanto temuto di Francesca, si deve imbarcare. Italia, Enrico. Non ce l'abbiamo fatta. Qui siamo partiti 2 ore dopo. Va bene. Sono le 9 di mattina, abbiamo superato la notte. Ho una faccia veramente distrutta perché avevo dormito su un materasso gonfiabile. C'ero così vociare. Qui tanto devo mettere alle 5, anche se non c'è una moschea vicino. Siamo in direzione Tunisia. Non vedo l'ora di sbarcare. Vi è mai successo di essere felici di aver fatto uno sbaglio? Se l'anno scorso non avessi commesso l'errore da novellina di portarmi una gomma di ricambio che non mi è mai servita, questo viaggio che sto per raccontarvi non sarebbe mai successo. Sì, perché l'anno scorso io e Enrico ci odiavamo. Lui è stato l'autore di una lunga serie di fotomontaggi di me con quella dannata gomma. Quanto l'ho detestato. Eppure, poi, quasi per caso, ci siamo conosciuti di persona. La realtà batte sempre i social, vero? Ed eccoci, in Tunisia insieme a vivere 8 giorni che ci hanno riempito gli stivali di sabbia e indimenticabili avventure. Un viaggio che abbiamo voluto fare improvvisando tutto, perciò non imitateci. Ma ancora un grumo di... Mi sa che ho ancora un grumo di sabbia. Gli stivali, ma io non so se riesco. Viaggio con Italia Moto Travel che ci hanno regalato 2 delle loro sim locali. Guardate la concentrazione. Vai, vai, vai. Sei soddisfatta? Sur le feu de...
la droite a un goût spécial. Oh, oui, super. C'est très délicieux. Super, merci. Buongiorno. Fa freddo, c'è vento. Tutto nuvoloso. Non abbiamo ancora programma per oggi, andremo verso Capes, credo. Lo scopriremo. Sto partendo dalla fritta Nutella per lanciarmi nella frittata. Abbondante colazione con caffè fumante e via a esplorare la bellissima cittadina di Ergla. Noi adesso abbiamo dormito qui, dove stanno facendo surf, però questa mappa non è aggiornata. Dobbiamo scendere, andare a vedere questo anfiteatro. È il gem. Dopodiché arriveremo giù e arriveremo a Gabè, al melograno. Oggi vedremo tanti melograni. E mangeremo anche tanti melograni. Allora andiamo di qua. Tu hai il navigatore? Sì, ma non prendo. Seguimi, ok? Andiamo? Andiamo. No, no, ok di qua, ok di qua. Andiamo avanti e con i primi danni. Primi danni. Borsa rotta. Possiamo vedere strada rossa. Gomma da usare. Gomma da non usare. Gomma finita.
Però la gomma buona ce l'ho sotto la tenda. Risata isterica. Sì, veramente, guarda, è bello che ti ci ho portato io per prima in queste strade. Siamo partiti dal tizio, adesso verremo cane. Uccisi da questo cane. Cane. Verremo uccisi, adesso filmiamola da lontano che viene uccisa dal cane. Ha paura lui di me! Chissà perché, ha fatto ha bene. Ha paura di me lui, ma com'è possibile? Perché fai paura alla gente, poi immagina i cani. Faccio paura. In tutta la Tunisia tu hai segnato solo un punto. Avevi segnato tutto tu? No, altri tutto punti. Tutto io? Questo è il tuo cellulare? Sì, ma tu avevi segnato i punti, poi ho detto vabbè me li darà. Non ho segnato niente, te l'hai segnato tu. Guarda che bella, dovevamo andare qui. Poi era guarda. Sì, ma intanto non ci andiamo perché ormai è dietro. Perché lei ha preso delle strade alternative. Sì, quanto si è divertito in fuori strada. No, ha anche spaccato la moto. A cannone. Moto. Percorre, cane. Mi sa chi ha? Scimmia. Che cazzo di testo era? Io ho molta paura di questa ragazza a volte. Lo devo ammettere. No, vedo che andiamo a questo parco nazionale. Senti Enrico, basta, città, mi ho visto già abbastanza. Io voglio andare nella natura selvaggia, sentirmi nel mio elemento. Quindi ci faremo 3 ore. Ma io ho la moto rotta. Beh, perfetto, giusto. Ma tu lo sapevi fin dall'inizio che avevi la moto rotta. Ma io sono ancora più rotta. Sei una psicopatica bastarda. Pure un po' bipolare. Decidiamo che questa sera avremmo raggiunto il parco nazionale di Budema, ma siamo nel mese del Ramadan e trovare un posto dove mangiare o un albergo, campeggio, aperti, scopriremo che sarà molto difficile. A Ergla quella mattina ci avevano consigliato di usare Tunisia Booking, ma né là né sugli altri portali troviamo niente nei dintorni. Perché Booking in Italia? Perché Bocchini in Italia? Perché cazzo mi mette Italia? Io non voglio andare in Italia. Sei nerd. Senti, no, meglio che andiamo. È un continuo. Nico, è mezz'ora che cerca di fare la benzina. Ma perché lei la ciuccia anche mentre la faccio, anche se è spenta, beve benzina. Ciao. Ciao. Dove sei in Italia? Torino. Torino, zio, a Torino. Tutto, Sì, a casa di Fiat, lavorare a casa Fiat, di Fiat. Sì, la Fiat. Sì, io sono andato a Torino. Torino è bella, bene, molto bella. Bene. Lei è del Friuli invece? Sì. Trieste? Sì, Colisei? No, no, lei. Ah, lì? Lei. Dove sei? È Udine. Trieste. È chiuso? Ancora un'ora, è così. Allora, lascia. Guardi qua. Moschea. Spesso chiamato erroneamente Colosseo perché era in grado di ospitare 35.000 spettatori statuti. Guarda che tanto. Il teatro di Elgem venne costruito dai romani sotto il controllo del proconsole Gordiano Primo, il quale viene acclamato imperatore a Sistrus e fu probabilmente usato per spettacoli di gladiatori e corse dei carri, come nel film Ben-Hur. Fino al XVII secolo rimane più o meno intatto. A partire da quel momento le sue pietre vennero usate per la costruzione del villaggio limitrofo di Elgem. Come succede sempre! Attivo! Allora arriviamo là e basta. Ma è l'unico campeggio? Sì. Arriviamo lì e vediamo cosa troviamo, in caso ci buttiamo dentro lo stesso. Ragazzi, siamo ricchi, abbiamo trovato il petrolio. Quanto ci facciamo con questo lago in Italia? Adesso il Tartaransal ci sta da qualche parte, qualche altra tarica di petrolio. Possiamo andare? Yes. La madama ha fatto i suoi bisogni? Sì, merci beaucoup. Merci beaucoup.
eravamo noi a volerlo o erano le nostre moto a portarci, ma è da quando siamo sbarcati in Tunisia che cerchiamo di deviare il più possibile per strade sterrate. È una cosa pazzesca, buonissimo. Ma tu puoi crostare? No, non è crostare, questo è focaccia. Cosa? Ah, vabbè. Ci sono, guarda, una torre. Ecco il porcino fatto. Il numero era fuori servizio. Se c'è un cane con un collare ci deve essere anche il pastore. 33 km. Mogli, campeggio. Ce n'è col numero. Niente, andiamo a vedere. Ci mettevamo addirittura per uscire da qua. In caso scappiamo subito se arriva qualcuno con un fucile. Oh Gesù. Stiamoci addirittura, fermiamoci un secondo che devo pisciare tantissimo. Allora. Devo spegnere i fari? Abitore l'occhio, guarda come si vede tutto. Ah, eccola. No. Oh no. Andiamo. Sta frenando e sta girando molto. Harry, veramente, mettiamo tenda lì e ciao a tutti. L'importante è non farci vedere da nessuno. Cioè, se incrociamo qualcuno, torniamo indietro. A piovere. Ok. In mezzo al nulla con un prosciutto. No, un salame di pollo. E pane all'orzo, ci ho detto, vero? Pane preso, all'orzo. Preso in un forno di un paese. Guarda questo ragno, guarda questo ragno. È uno scorpione. Cambia direzione. Se non lo finiamo tutto, arriveranno sicuramente gli sciacalli, i coyote, anche i cammelli arriveranno. All'inizio avevo paura, adesso sono molto tranquilla. È meraviglioso. Un coltellino. Esatto. Ma soprattutto abbiamo un martello. Un salame di pollo affogato nella maionese alle giovani uova. Tipica tunisina. Capito. Quel tappo lo vedo bene. No. Devi, ecco. Sto vai. Per Carlo? Sì, vai, per gli spettatori. Quante mani tunisine hanno toccato quel tappo là? Adesso avrà il Covid. Tu non puoi andare mai in India, se sei così schizzinosa. Quanto è epica. Bagnata. I'll be back on Sunday 33. E lì c'è il tenere. La tenda è ancorata al tenere. E la mia valigia è ancorata alla Transalp. Intanto sta entrando tutta l'acqua di questo mondo qua dentro. Hai finito di mangiare? Ma che paese sei? No, a me non piace buttare cibo. Ho capito, ma... Ti
metti niente, no. Tieni la copertura. Non c'è spazio. Non c'è più spazio.